Buongiorno Giacomo Cuticchio, ma li vediamo in movimento? Posso vederli? Ecco, vi abbiamo portato proprio un frammento della passione di Cristo che stiamo rappresentando proprio in questi giorni qui a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Allora, un nome glorioso i Cuticchio, ve li presentiamo con le loro voci. Padre, il Figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Fate silenzio! Che nessuno si muova! Svegliatevi! Svegliatevi! Sono venuti a prendermi. Oh, maestro! Pietro! Svegliati, Pietro! Oh, che succede, maestro? Colui che mi tradirà è vicino. Oh, perdonatemi! Il sonno mi ha ingannato. Svegliatevi, o miei discepoli, svegliatevi. State fermi! Aspettate il segnale! Salve, maestro. Giuda. Cosa fai, Giuda? Tradisci il Figlio di Dio con un bacio? Ecco il segnale, presto! Arrestiamolo, arrestiamolo! È il segnale! Maestro, che succede? Nessuno deve avvicinarsi al mio buon Gesù! Maestro, io ti difenderò con questo ferro! Venite a cento! Vi ucciderò a fil di vento! Presto! Allarme, allarme! Allarme alla battaglia, alle armi! Presto, arrestatelo! Arrestatelo! Ah, il mio orecchio! Fermati, Pietro, fermati! Meritati, dico, e chi di spada ferisce, di spada ferisce. Va! Va via! Presto! È il segnale! Lascia! Io ti posso aiutare. Ah, il mio orecchio! Il mio orecchio! Il mio orecchio! Che fai tu? Che fai, presto? Perché non lo arresti? Il mio orecchio! Il mio orecchio era ferito e adesso è guarito. Ma che dici, presto? Portiamocelo via! Questo è un nostro regole, portiamocelo via! Presto! Abbiamo arrestato Gesù! Tenetelo fermo, tenetelo! Bellissimo! Io sono senza parole, Giacomo Cuticchio insieme a Sara e Fulvio, strepitosi, mentre adesso ci sistemano, ci sediamo. Giacomo, benvenuto, è un onore stringerti la mano, come si dice. Bentrovati. Giacomo, allora, la passione di Cristo, diciamolo subito, io l'avevo messo un po' più in là, ma ieri siete andati in scena, la prima, vero? Abbiamo debuttato avantieri. Ah, avantieri, lunedì. Com'è andata? Molto bene, siamo alla sala teatro studio dell'Auditorium Parco della Musica, questo luogo fantastico che avete qui a Roma, la città della musica, dove ci sono varie sale, certo, più o meno grandi. Certo. E come ogni anno torniamo a Roma perché avete un pubblico affezionato ai pupi che viene a trovarci sempre. Ma perché siete straordinari, Giacomo. Fammi fare un passo indietro, ti devo presentare, perché tu sei il figlio e l'erede soprattutto, e in questo termine, più che, come dire, la parte materiale, c'è tutta la sapienza del cuore del noto e amatissimo cuparo Mimmo Cuticchio, il cantastore che anche ci è venuto a trovare qui. Direi contastore. Contastore perché è narratore, ecco. È vero. Giacomo, oggi parliamo di mani. Torniamo al tema puntata. È vero che i pupi si manovrano, eh? Ebbene sì, il nostro è un mestiere artigianale fatto di tutto ciò che è proprio fatto con le mani, quindi dalla nascita del pupo, quindi la realizzazione proprio artigianale della marionetta, sino alla messa in scena, questo teatro ancora rimasto così fermo nel tempo, così come nell'Ottocento, viene realizzato ancora così come è 200 anni fa. È decisivo l'uso, la manualità proprio. Assolutamente, le ma mani... Ma quali dita vanno mosse, in che modo? Ma non voglio rubarti i segreti. No, no. E in realtà è come chiedere a un millepiedi qual è il primo piede che si muove per camminare. Diciamo che la marionetta è una sorta di sdoppiamento del marionettista, quindi si adopera tutto il corpo e le mani vengono tutte impegnate nella manovra, quindi ecco, io Fulvio.
Fulvio, e Sara, portaci Pietro, e visto che ce l'hai in mano, portateci Pietro, Pietro è Gesù. Perché Sara, oggi Pietro è al centro dell'attenzione per tanti motivi, dall'elezione del Papa. Voglio presentarvi, vieni alla mia sinistra, Fulvio, mio cugino Fulvio, eccolo, e mia sorella Sara. Benvenuti. Che fanno parte della compagnia, ecco. Come vedete, Fulvio, vedi, e Sara... Vedi, vuol darmi la mano, Pietro. Ed è un onore stringere la mano a Pietro. Tengono il pupo dall'impugnatura. Ecco, questa è una particolarissima marionetta, perché oltre ad avere le corde, ha anche le bacchette di ferro. Ecco, certo, perché si chiama pupo siciliano. Riusciamo solo in a stringere sulle mani di Fulvio o di Sara, proprio su qua? Eccole, queste volevo vedere. Guardate, questa è un'arte, Giacomo. Beh, sì, questo è un mestiere che si tramanda di padre in figlio o di maestro ad allievo. Ecco perché... questo teatro così antico, così ricco di semplicità, perché della povertà se ne è fatta ricchezza di questo mestiere. Guardate. Ecco perché con queste antiche tecniche ancora oggi facciamo sopravvivere questo mestiere che sopravvive veramente nel tempo di internet. Certo. Quindi... Tra l'altro io so che a Palermo, che è la vostra città, perché poi è da lì che nascono le storie e la tradizione pupara, voi avete proprio una bottega dove, sì, costruite con le mani, torniamo alle mani, questi fantastici pupi. Sì, noi ci troviamo proprio di fronte al Teatro Massimo, il grande teatro dell'opera lirica. C'è questa stradina che si chiama Via Bara all'Olivella, è una piccola strada proprio nel cuore di Palermo, dove al numero 95 c'è il nostro piccolo teatro dei pupi, che quest'anno fa proprio 40 anni, perché papà lo aprì nel 73. Ecco. Per noi è una festa, perché la tradizione è continua, quindi noi siamo più grandi, adesso non siamo più bambini. Senti, quindi... andiamo a quel 73 però, perché questi tutto è cominciato, dimmi un po' se ho letto bene. Perché papà faceva gli spettacoli in casa per te, per voi che eravate piccolini? Allora, per noi, sì, questo è vero. Le nostre bambole, i nostri giocattoli da bambini erano i pupi. Perché questo mestiere lo si tramanda anche un po' per gioco. Quindi non è un mestiere inteso come lavoro, ma come concezione di vita. Ecco perché io proprio nell'89 avevo 7 anni, debuttai col mio primo spettacolo per la grande scena, proprio davanti a grandi pubblici, con L'infanzia di Orlando, che è la storia di Orlando quando è piccolo. Ma com'è nato questo spettacolo? È nato per gioco con mio padre, quando io stavo poco bene a casa, quindi giocavamo con papà. La immagino la scena. E questo spettacolo, questo gioco poi è diventato uno spettacolo, perché poi è stato proprio rappresentato anche nei teatri di prosa di tutta Italia. Ha debuttato proprio qui a Roma al Teatro Verde e poi, sì, ha fatto un tour per tutta Italia per 2 anni. Addirittura vinse un premio che si chiamava Premio Strega Gatto, come miglior metodo di tramandare un mestiere di padre in figlio per mezzo del gioco. Ecco, così, sì, è stato l'inizio di questa grande storia. Senti un di questa po', avventura. È un mestiere che si tramanda con le mani e che vive delle mani. Tu mi hai citato le gesta di Orlando, poi Carlo Magno, sono i grandi miti che vivono attraverso i pupi. Abbiamo visto anche la storia sacra di Pietro, insomma di Cristo. Ma quanto vivono i valori racchiusi in queste storie? In che modo vi tramandate poi i valori anche nella tua vita attraverso le mani? L'opera dei pupi, così come a tempo antico, era scuola. Si faceva geografia, si faceva educazione civica, si faceva tutto, perché il pubblico di una volta, che era anche un pubblico semplice, di pescatori, di contadini, era un pubblico analfabeta, e faceva veramente scuola, perché al Teatro dei Pupi si insegnavano quelli che erano anche i valori della vita. Certo. Quindi l'onor cortese, la cavalleria, il rispetto per i più deboli. Valori dimenticati, ahimè. Ecco, questa la dice lunga, perché è un teatro così totale, così semplice nella sua manifattura, ma ricco di drammaturgia, di, certo, musica, di regia, di educazione, di geografia. C'è tutto, certo, quello che veramente può, senti, essere. Senti, stasera siete di nuovo in scena? Per l'ultima replica di questa serie di della questa, Passione, alle 21 alla Sala Teatro Studio del Parco della Musica di Roma. Ma io so che questo spettacolo, che qui sono ancora muovendo i burattini, l'avete presentato. I pupi. Ho sbagliato, via, alla fine mi sono imposto, ho sbagliato. L'avete presentato, dicevo, anche al nostro amato Papa Emerito, Papa Benedetto. Ebbene sì, siamo stati proprio sabato primo dicembre. Alla sala Nervi. Qua, stiamo vedendo le immagini, ecco, con, sì, il Papa. Siamo stati da Sua Santità, perché
c'è stata la giornata internazionale dedicata agli artisti circensi itineranti, quindi tutte le famiglie dei giocolieri, le famiglie del circo, del teatro di figura, quindi burattini, marionette, fantocci, pupazzi, ombre. Ecco, è stata una bellissima giornata dove noi siamo stati proprio scelti come famiglia storica per rappresentare, certo, la categoria. Abbiamo incontrato il Santo Padre. Il Papa com'era? Era interessato? Il Papa aveva lo sguardo di un bambino. Per me è stata una grande emozione perché logicamente non incontri il Papa ogni giorno, e soprattutto poterlo incontrare da vicino, quindi vedere questa figura che, certo, la studi, la leggi, la ascolti, certo, con attenzione, vederla dal vivo, veramente è stata una grande emozione, ecco, per noi tutti, per, immagino, Papà, per mia sorella Sara e per me che eravamo lì presenti. Immagino.